Now we're going to turn to a totally different location and topic. We're going to move to Italy and the SDSN Italia Network, and we're going to look at the work they've been doing in the past few weeks to fight the COVID-19 coronavirus. So I'm also going to warn people that this session is going to be in Italian. If you are not an Italian speaker, we invite you to connect again in about an hour when we transition to another session that'll be back in English. But we hope a lot of you are Italian speakers and will stay on. So Laura, over to you. So thanks a lot, Lauren. I just want to say hello to all of you and all the audience and to thank you and the whole organization to make possible this initiative. But allow me to switch to Italian to better involve our audience. Un buon pomeriggio a tutti coloro che sono connessi oggi, giornata mondiale della Terra, a questo international webinar di 24 ore che coinvolge molti paesi in tutto il globo. Il tema portante dell'iniziativa internazionale è felicità e sostenibilità, ma non possiamo in questo particolare momento storico ignorare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Abbiamo dunque deciso di invitare a parlare del tema il professor Enrico Giovannini, che nonostante tutti gli impegni del momento ha gentilmente accettato il nostro invito. E il professor Giovannini si focalizzerà in particolare su Agenda 2030 e la crisi Covid, indicatori, valutazioni e spazi per la progettazione di politiche nel panorama italiano. Il professor Giovannini non ha bisogno di presentazioni, ma per sottolineare la sua esperienza, ricordo che è stato Chief Statistician dell'OCSE dal 2001 all'agosto del 2009, Presidente dell'Istat dal 2009 all'aprile del 2013 e dal 28 aprile 2013 al febbraio 2014 Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. È professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata e docente di Public Management presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS e portavoce dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Non da ultimo, il 10 aprile è stato nominato membro della Task Force per la fase 2 dell'emergenza Covid nel Comitato di Esperti in materia economica e sociale. Ricordo a tutti voi invece che siete connessi che il webinar è dal vivo e che potete interagire facendo domande al nostro relatore. Tutte le domande possono essere scritte nel pannello Q&A o domande per chi vede il programma in italiano che visualizzate sul vostro schermo. Noi le raccogliamo e alla fine dedicheremo dello spazio per rispondere al tutto. Professor Giovannini, grazie ancora moltissime per essere qui con noi. The floor is yours. Grazie mille, è un piacere essere con voi, spero mi vediate bene. Mi date conferma? Benissimo, sì. Perfetto, grazie veramente a SDSN per questa opportunità e poi appunto un'opportunità doppiamente simbolica e importante perché questo webinar, questa serie di webinar si svolge durante la Giornata della Terra. Giornata della Terra che va chiaramente connessa anche a questa crisi planetaria che stiamo vivendo, ma io non entrerò tanto su questi aspetti quanto sul tema che mi è stato assegnato, cioè le relazioni tra sviluppo sostenibile, felicità e benessere equo e sostenibile, che è la formula BES, con l'acronimo che scegliamo anni fa, che in Italia, ben prima della definizione dell'Agenda 2030, scegliamo per misurare il livello di progresso dell'Italia e soprattutto la sua equità e la sostenibilità. Questo avvenne quando ero presidente dell'Istat e è stato un lavoro che poi ha portato a una serie di sviluppi anche politici che oggi, proprio oggi, dovrebbero, se il calendario politico è confermato, portare all'approvazione del documento di economia e finanza, il famoso DEF, che ha un legame stretto proprio con il tema del benessere equo e sostenibile. Io ho preparato alcune slide che spero si vedano. Perfettamente. E dunque partiamo dal fatto che la storia parlerà di noi. Parlerà di noi perché abbiamo non solo una responsabilità straordinaria come l'ultima generazione, come ha detto il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon proponendo l'agenda 2030 a tutti i paesi del mondo, siamo l'ultima generazione che può evitare il collasso del pianeta e le nostre civiltà. Ma la storia parlerà di noi anche perché siamo la generazione
che sperimenta una pandemia come quella da Covid-19, che per tutti coloro i quali oggi sono viventi non è mai stata sperimentata, perché la precedente situazione analoga, la spagnola del 1919, è stata vissuta solo da poche persone, centenarie o quasi. Quello di cui stiamo parlando ha molto a che fare con il capitalismo. Il capitalismo come sistema socio-economico e come un sistema socio-economico che è caratterizzato proprio dalla proprietà privata dei beni strumentali, cioè dei beni attraverso i quali viene realizzata la produzione, si genera il reddito. E vediamo in questi giorni cosa vuol dire quando un sistema produttivo si ferma. Sì, certo, l'aria è magari un po' più pulita, abbiamo i delfini nel mare più vicini a riva, ma i disastri di natura economica non possono certamente farci dire che questo è il mondo in cui vorremmo vivere. Il capitalismo è stato molto discusso nei secoli, direi a questo punto, e ci sono fondamentalmente due scuole di pensiero. La prima scuola dice che il capitalismo in realtà è sempre esistito e ha caratterizzato, eccetto in alcuni paesi dove è stato utilizzato per un periodo il comunismo, è sempre esistito e ha caratterizzato dunque lo sviluppo dell'economia ovunque. C'è invece chi dice no, il capitalismo non è necessariamente l'unico stato che il mondo ha vissuto e può cambiare regime. I primi, che sono certamente la maggioranza, invece sottolineano il fatto che nel tempo il capitalismo è cambiato. Il capitalismo che conosciamo dagli anni Ottanta, cioè da quando Reagan e Thatcher si sono imposti sul piano politico in Inghilterra e negli Stati Uniti, è diverso dal capitalismo che avevamo conosciuto dopo il secondo dopoguerra. Tanto per dare un'idea a chi magari è relativamente giovane, nel 1973, quindi prima della crisi del petrolio in Italia, quando fu introdotta l'IRPEF, la imposta sui redditi delle persone fisiche, l'aliquota più alta sull'IRPEF era del 72%, mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti oscillava tra il 65 e il 75%, e c'era addirittura un'aliquota del 95%, la più alta in assoluto, sulle imposte di successione, e parlo dei templi del capitalismo, cioè Inghilterra e Stati Uniti. Questo per dire che se oggi uno proponesse una cosa del genere nel contesto attuale verrebbe preso per matto, eppure all'epoca quello era il capitalismo. Parto da qui perché tutto ha origine in qualche modo il cosiddetto attuale modello di sviluppo, quando nel 1944 gli Stati Uniti, a un passo dal vincere la guerra mondiale, chiamano gli esperti di statistica e di contabilità nazionale dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, li chiudono in una stanza per definire come sarebbe stato calcolato il PIL, il prodotto interno lordo, che poi gli Stati Uniti avrebbero provveduto a imporre come misura al resto del mondo. In questo libro si racconta questa storia e, come vedete, non è tanto una questione statistica, perché Kuznets, la scuola americana, e Mead e Stone, la scuola inglese, avevano punti di vista diversi su come avrebbe dovuto essere calcolato il PIL. Gli americani alla fine scelsero il modello inglese, centrato sulla quantità di produzione, a sfavore di Kuznets, che invece proponeva una misura più basata sul consumo e sul benessere. Da allora tutti noi ci siamo molto affannati per massimizzare appunto il PIL, e dunque abbiamo visto, vedete queste curve, molto in salita proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, che il genere umano è riuscito
effettivamente a accelerare come mai prima di allora la crescita del PIL, ma anche l'uso dell'energia, in generale il benessere. Peccato che quando abbiamo collegato, anzi esteso, scusate, l'applicazione di questo modello a tutto il mondo, beh, sono partiti i consumi di tutto il resto delle dimensioni, soprattutto quelle naturali, e quindi abbiamo applicato a tutto il mondo un modello che fino ad allora era in realtà applicato a poche centinaia di milioni di persone nel mondo sviluppato, mentre il resto del mondo combatteva contro la fame e il sottosviluppo. In altre parole, quando il modello è stato applicato a tutto il mondo, visto che siamo in uno spazio finito, è chiaro che l'insostenibilità di quel modello è apparsa. Ma qui non lo sappiamo oggi, lo sappiamo da oltre 50 anni, quando il Club di Roma, nel suo famoso rapporto I limiti alla crescita, fece delle simulazioni mostrando, ad esempio, con le linee tratteggiate, l'andamento atteso in uno degli scenari del PIL, cioè i servizi e l'output industriale pro capite, l'andamento della popolazione, vedete la riga tratteggiata a destra, ma anche l'uso delle risorse e del cibo. E sulla base di questo scenario, ripeto, uno dei vari scenari analizzati, vedete che intorno al 2020-2030 il mondo collassava, cioè il sistema umano collassava, e dagli 8 miliardi del 2020-2030 si tornava a 6 miliardi alla fine del secolo. Le linee continue sono gli andamenti effettivi degli ultimi 40 anni. Ed è abbastanza straordinario, se non sorprendente, proprio la capacità di quel sistema basato sulla teoria dei sistemi di cogliere dei trend a così lunga scadenza. E dunque il vero tema che abbiamo davanti è, per smontare, diciamo così, questa simulazione, questo scenario, cosa dobbiamo fare? Questa era la domanda che tutti ci ponevamo solo qualche mese fa, o qualche anno fa per alcuni. Ma il punto cruciale che vorrei sottolineare è fatto dalle motivazioni che spinsero gli economisti e i politici a non dare ascolto al Club di Roma. All'epoca ci fu un grande dibattito in cui soprattutto gli economisti dissero: no, ma queste sono tutte sciocchezze, perché la tecnologia risolverà il problema, i prezzi relativi cambieranno e dunque, se ad esempio il petrolio diventerà sempre più scarso, beh, noi lo sostituiremo con qualcos'altro. In più la tecnologia ci consentirà, come sempre è stata nella storia dell'umanità, di affrontare i vari problemi. E indubbiamente il mondo che conosciamo noi oggi è profondamente diverso da quello del 1972. Ma fondamentalmente il sistema capitalistico e l'approccio basato sui prezzi relativi non ha funzionato. Questa è la verità. E dunque noi fronteggiamo un rischio planetario proprio perché non abbiamo cambiato strada, ma ci siamo affidati a un sistema come una sorta di pilota automatico, oltre naturalmente a una serie di politiche che hanno cambiato l'orientamento in molti paesi dello sviluppo, ma ci siamo affidati a un modello che in realtà non è in grado di riequilibrarsi come la teoria ci diceva. E ora naturalmente gli esperti sono fortemente preoccupati. Questa slide sintetizza la mappa dei rischi che, secondo il rapporto del World Economic Forum sui rischi globali, basata sulle risposte di circa 1000 esperti da tutto il mondo, è stata costruita solo pochi mesi fa. Vedete, essendo una mappa dei rischi, tipicamente si valuta la probabilità che accada un certo fenomeno e l'ampiezza dell'impatto che, se quel fenomeno si realizzasse, determinerebbe sul sistema o sui singoli paesi. E in alto a destra, dunque, abbiamo quei fenomeni più impattanti e più probabili. Troviamo ormai
quest'anno tutti i fenomeni legati all'ambiente, al cambiamento climatico, alle crisi idriche e così via. Tanto per darvi un'idea, qui c'era la pandemia e quindi, secondo gli esperti, l'impatto della pandemia era certamente elevato, ma la probabilità che accadesse era bassa. Ecco, questo errore naturalmente ci sta costando molto caro. Ma quello che vorrei sottolineare, al di là dell'evoluzione nel tempo, vedete anche i colori delle diverse dimensioni, questa è la probabilità che accadano questi fenomeni. Vedete come 10 anni fa o anche solo 5 anni fa i temi ambientali fossero sostanzialmente assenti e adesso invece sono in alto nella classifica, anche insieme ai dati, al rischio di furto dei dati, gli attacchi cibernetici e così via. In termini di impatto, ecco che 4 dei 5 temi, il quinto è quello delle guerre nucleari, sono veramente al top. Questa è la visione di circa 1000 esperti in tutto il mondo. Ma quest'anno il World Economic Forum ha pubblicato anche un approfondimento interessante, e cioè ha chiesto ai giovani del network dei Global Shapers di valutare questi stessi fenomeni. E queste mappe mostrano il confronto tra le valutazioni degli esperti, i pallini piccoli, e le valutazioni dei giovani, i pallini grandi. E vedete che in generale i giovani hanno visioni molto più estremiste dei vari problemi, sia in termini di impatto, sia in termini di probabilità di realizzazione di quei fenomeni. E quindi la grande domanda è: ma sono i giovani che magari sotto la spinta di Greta Thunberg o di altri opinion leader tra di loro sono eccessivamente preoccupati, oppure sono gli esperti che, seguendo modelli vecchi, tipicamente lineari, non vedono i rischi che abbiamo davanti? Io dico sempre che ormai la battaglia che si sta combattendo è tra i figli dell'antropocene e i figli del PIL. Le persone della mia generazione sono i figli del PIL, cioè quelli coloro i quali hanno beneficiato della crescita economica, del benessere, dell'educazione, della salute, eccetera, eccetera, tutti quegli elementi positivi che sono cresciuti insieme al PIL, e fino a che invece siamo arrivati ai figli dell'antropocene, cioè i più giovani, a cui sostanzialmente stiamo dicendo: beh, no, voi no, mi dispiace, ma voi non potrete beneficiare di quello di cui abbiamo beneficiato noi. E vi faccio vedere questo filmato. È un filmato in cui ci sono 2 scimmiette che devono fare un piccolo lavoretto, devono spostare un sassolino, e ricevono in cambio un sassolino, scusate, un pezzetto di cetriolo, che per loro va benissimo. Ma a un certo punto a quella di destra viene dato un asino d'uva. Quella di sinistra fa il lavoretto e, remunerata con un pezzetto di cetriolo, se la prende veramente tanto. Si arrabbia proprio, come vedete. Quella a destra fa il lavoretto, riceve di nuovo un asino d'uva. Quella a sinistra gli viene chiesto di fare il lavoretto, non lo fa, non lo fa. Alla fine si fida, riceve di nuovo un pezzo di cetriolo e non lo mette neanche in bocca, lo butta fuori e si arrabbia. Bene, questo spiega naturalmente perché i giovani sono in strada e hanno ragione, perché, essendo i figli dell'antropocene, capiscono che è stato violato il principio fondamentale dello sviluppo sostenibile, cioè la giustizia tra generazioni. Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni, consentendo alle generazioni successive di fare altrettanto. Ecco, stiamo violando esattamente quel principio.
Il punto è che in questa situazione la consapevolezza della non sostenibilità del modello di sviluppo non è un qualcosa che riguarda solo i giovani, ma riguarda sempre più persone. E poi c'è questo Cerbero che è fatto di rischi di perdere il posto di lavoro a causa dell'automazione, della globalizzazione, la pandemia, l'emigrazione, il cambiamento climatico. Insomma, tutti elementi che concorrono in questo momento a fare quella che anni fa alcuni autori, Comin e Speroni, in un libro che fece molto scalpore qualche anno fa, chiamavano la tempesta perfetta. Perché già all'epoca, appunto, gli esperti ci dicevano che intorno al 2020 si sarebbero concentrati tutta una serie di problemi, confermando esattamente quelle predizioni fatte nel 72 dal Club di Roma. E prima della pandemia, le principali preoccupazioni degli italiani erano, non a caso, legate ai cambiamenti climatici, le disuguaglianze, naturalmente anche la stagnazione economica, i flussi migratori, ma sembrava esserci una consapevolezza molto più forte dell'insostenibilità, sia ambientale che sociale. Il punto è che, come Zagrebelsky ci ha ricordato più volte, anche la democrazia si basa sulla paura, ma una quantità modica di paura. Se invece la paura supera un certo livello, allora le persone sono pronte a rinunciare alla loro libertà in cambio della protezione. E questo grafico, presentato in un rapporto della Commissione europea qualche mese fa, evidenzia questa forte correlazione tra la percentuale di chi pensa che la situazione economica non sia buona e chi pensa che la democrazia non sia il miglior sistema per gestire questa situazione. Sulla base di questa correlazione potete ben immaginare cosa le persone pensino oggi dopo lo shock da pandemia. E questo infatti è uno dei grandi temi politici sulla sostenibilità istituzionale dei nostri sistemi. In questo schema che ho mutuato aggiungendo un elemento aggiuntivo dal quello che gli economisti ecologici hanno sviluppato fin dal 1997, capiamo come funziona un sistema chiuso come quello terrestre. Ci sono dei limiti planetari, lo so, disegno questa la Terra come un rettangolo, mi scuserete, ma d'altra parte se ci sono i terrapiattisti non vedo perché non posso fare una cosa di questo tipo. Il nostro sistema chiuso, la Terra, scambia col resto dell'universo energia solare e calore di scarto. Per il resto si gioca tutto internamente e quindi si combina il capitale naturale, il capitale umano, le persone, il capitale sociale, le relazioni tra di noi, il capitale economico, in un processo di produzione per produrre PIL. E una parte di questo PIL viene reinvestito, una parte viene consumato. Ma poi il modo con cui organizziamo il processo produttivo, usando gli schiavi o coinvolgendo i lavoratori in un'impresa, ad esempio, cambia direttamente il benessere delle persone. E poi il modo con cui si produce, il modo con cui si consuma, genera scarti, ma nel senso del Laudato Si' di Papa Francesco, scarti fisici e scarti umani. Il Papa, infatti, nell'enciclica ricorda proprio che la cultura che genera gli scarti fisici è la stessa che genera gli scarti umani. Questo impatta sul benessere direttamente, ma poi anche sui servizi dell'ecosistema, quello che riceviamo gratuitamente, apparentemente gratuitamente dalla natura, che impatta sul nostro benessere, la bellezza di un paesaggio, il lavoro gratuito delle api e così via. E io ho aggiunto, rispetto allo schema del 1997, i servizi del sociosistema, cioè la pace, la fiducia nel futuro, la visione comune e anche la fiducia reciproca. E questi impattano naturalmente sul nostro benessere. Questo schema aiuta a capire le diverse interrelazioni e che cosa intendiamo per modello di sviluppo.
Nel modello capitalistico, per tornare a quello che dicevo inizialmente, i regimi di proprietà contano moltissimo e la proprietà può essere individuale o comune o pubblica. Ed è qui dove il modello cambia. Il modello può essere più individualistico, meno individualistico, dove il concetto di beni comuni può essere marginale o puramente teorico, o invece essere al centro del funzionamento della società e dell'economia. Ecco, vedete dunque che le prime slide sulle caratteristiche del capitalismo e il modo con cui funziona l'intero sistema è chiarissimo attraverso questo legame è chiarissimo attraverso questa slide. Vado verso la conclusione, ma poi arrivo alla questione della felicità. Io dico sempre che c'erano quattro alternative di fronte a questa situazione: il business as usual, cioè credere che il modello di crescita possa risolvere i nostri problemi. Queste erano le previsioni dell'OCSE prima dello shock da coronavirus, naturalmente, e vedete che per i paesi sviluppati si prevedeva bene che andava una crescita dell'1,75% del PIL all'anno per 40 anni. E con una crescita di questo tipo, per esempio, il problema delle disuguaglianze diventa sostanzialmente intrattabile. Una seconda visione è quella distopica, e cioè immaginare che effettivamente il mondo stia per finire e dunque che le previsioni del Club di Roma si avvereranno. E allora cosa si può fare? Beh, magari guadagnare abbastanza soldi per andare a vivere in Nuova Zelanda in un bel bunker come quelli che sono stati costruiti e sono in costruzione su richiesta di molti ricchi dalla Silicon Valley e non solo. Oppure sperare di poter staccare un biglietto per le stazioni orbitali che l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha detto di voler costruire per ospitare i propri ricchi quando la Terra diventerà invivibile. La terza possibile soluzione è quella della retrotopia, e cioè l'idea di poter tornare indietro, di cui parla Bauman nel suo omonimo libro. E l'idea qui è che la gente è così spaventata dal salto verso la globalizzazione che impone l'idea che tutti siamo noi, cioè che quello che succede in una parte del mondo può impattare sulle altre parti del mondo, come è accaduto anche con il coronavirus, e che anche il pianeta siamo noi. Bene, la paura, l'incapacità delle persone che stanno sperimentando questo salto culturale della globalizzazione in 30 anni, mentre i salti precedenti, l'uscita dalle caverne e il passaggio all'agricoltura e poi la costruzione delle città, degli stati sovranazionali, e ad ogni stato il noi diventava più grande mentre il loro si restringeva, non sono letteralmente in grado di gestire questa situazione. E dunque l'idea è: torniamo indietro, let's make US great again, non molto simile da quello che Adolf Hitler diceva un secolo fa, let's make Germany great again. La quarta possibile soluzione è invece di credere ancora in un'utopia sostenibile, come ho scritto nel mio libro del 2018. Ed è quello che appunto i giovani ci chiedono, ma molti altri ci chiedono naturalmente. Ma per arrivare a questo cambiamento di mentalità bisogna appunto riconoscere l'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo. Massimo Salvadori, che ha scritto importanti libri e saggi sul concetto di progresso, ha più volte ricordato il fatto che mentre le ideologie comuniste e nazifasciste, venendo dalla filosofia hegeliana di una storia che naturalmente sarebbe evoluta verso obiettivi di progresso, dicevo, dopo il fallimento di quelle ideologie, il mondo ha abbandonato l'idea di un progresso unico e ha cominciato a parlare di progressi, il progresso economico, il progresso sociale, il progresso tecnologico.
Ci dice Massimo Salvadori che se noi non crediamo più nel progresso automatico, meccanico, che è insito nella storia, beh, allora ci dobbiamo mettere d'accordo su qual è l'idea di progresso che vogliamo perseguire. Ed è qui dove l'Agenda 2030, approvata da tutti i paesi del mondo nel settembre del 2015, diventa il punto più alto della storia dell'umanità su cosa vogliamo realizzare, con i suoi 17 obiettivi, i suoi 169 target, ma soprattutto i suoi 4 pilastri e una visione integrata di uno sviluppo basato sull'economia, la società, l'ambiente e le istituzioni. Ecco, questo modo di ragionare rappresenta un vero e proprio salto rispetto al passato. Ed è perché? Perché impone un pensiero integrato. E dunque, se torno sulla slide che ho usato precedentemente e colloco su quel schema i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, beh, allora capiamo che quei 17 obiettivi faticosamente negoziati dai governanti di tutto il mondo per quasi 2 anni e mezzo non sono semplicemente una lista, ma sono un piano per cambiare il sistema. Allora l'idea di cambiare il sistema di sviluppo diventa molto più concreta perché capiamo quali pezzi del sistema dobbiamo cambiare. Dunque, questo è lo stato dell'arte, se volete, su tutto il tema dello sviluppo sostenibile, un tema che è molto caldo in questo momento perché c'è il rischio che la crisi da coronavirus uccida l'Agenda 2030, come in parte la crisi del 2008-2009 uccise le discussioni. Io all'epoca ero il direttore delle statistiche dell'OCSE che stavamo lanciando in giro per il mondo per andare oltre il PIL. Ed è qui proprio, prendo alcune slide dell'epoca, in particolare delle slide che disegnai sulla sabbia con un pezzettino di legno che mi sono portato via dal Bhutan, perché una settantina di esperti riuniti da tutto il mondo erano stati invitati dal governo del Bhutan, parlo del gennaio del 2013, per immaginare un nuovo paradigma economico. E dopo giorni di discussione eravamo un po' piantati e, come si racconta in un libro, improvvisamente, mentre stavamo aspettando che il re venisse a avere, insieme alla regina, a prendere il tè con noi, io eravamo fuori, pensate, gennaio del 2013, in Bhutan, credo a 3.500 metri sul livello del mare, nella capitale del Bhutan, eravamo in camicia o in maglietta, questo già dava un'idea del cambiamento climatico in quel paese, e io disegnai appunto sulla sabbia questo schema, sintetizzando in altri termini, in modo proprio schematico, il vecchio, in parte l'attuale, modello di sviluppo. Si parte dai bisogni umani e abbiamo costruito una macchina per produrre PIL. E immaginiamo che questo PIL debba soddisfare i bisogni umani. Punto. Quella analisi, quel schema, in realtà già risenteva del lavoro che stavamo facendo all'OCSE da molti anni, e in particolare il lavoro che, in parallelo con la commissione Stiglitz, di cui feci parte, stavamo elaborando per immaginare un diverso modo per misurare il benessere. E questo era lo schema che poi portò allo schema che l'OCSE sviluppò successivamente con il cosiddetto Better Life Index, che è uno dei più usati insiemi di indicatori che vengono usati proprio per misurare lo stato dei vari paesi. E vedete che qui si integra l'elemento sostenibilità legato allo stato di 4 forme di capitale: il capitale naturale, il capitale umano, il capitale economico e il capitale sociale, che poi ritrovate, avete visto anche nello schema precedente. In questo schema, così come in quello del benessere equo e sostenibile di cui parleremo tra un attimo,
vedete che c'è questa categoria, il benessere soggettivo. E per anni noi discutemmo su questi aspetti perché c'è l'impostazione degli studiosi della felicità, basati sulla filosofia utilitarista di Bentham, che dicono fondamentalmente, tutto questo, tutta questa serie di tematiche, la salute, il benessere economico, eccetera, eccetera, vanno in realtà sintetizzate con un unico elemento, appunto la felicità, misurabile grazie alle nuove indagini sviluppate in giro per il mondo, anche in Bhutan, in cui tra l'altro si chiede alle persone se sei felice, non se sei felice istantaneamente. Se oggi, in questo momento, io vi chiedessi siete felici, voi mi rispondereste su come avete mangiato, il fatto che da tanto tempo siete in casa, la noia eventualmente della mia presentazione. Quella è una felicità istantanea. Se io invece vi chiedessi quanto siete soddisfatti della vostra vita, allora fareste un bilancio della vostra vita rispetto allo stato delle vostre aspettative. Ecco, di questo stiamo parlando, la felicità interpretata in questo modo. Ma come vedete, invece, in quello schema, ma anche negli schemi usati anche in Italia per il BES, noi aggiungevamo quella dimensione, ben sapendo che quella felicità in realtà dipende da tutte le altre. E quindi sul piano logico non era una soluzione soddisfacente. Per questo, sempre su quella tabbia del Bhutan, disegnai quest'altro grafico che trovate nel rapporto che poi Bhutan presentò alle Nazioni Unite. Vedete che già all'epoca c'era l'idea dei planetary boundaries, cioè dei limiti planetari che dobbiamo rispettare. Si parte dai bisogni, non solo dai bisogni umani, e sviluppiamo un paradigma di sviluppo che tiene conto appunto del capitale economico, naturale, umano e sociale, e punta a produrre quello che chiamiamo appunto il benessere equo e sostenibile, e cioè un miglioramento della salute, del reddito, dell'ambiente, eccetera, eccetera. Ma in questo schema mancava appunto la felicità. E allora l'intuizione che ebbi ascoltando uno degli esperti che raccontava di una persona che era stata in carcere per 40 anni e quando era uscita diventò un poeta dicendo, scusate, 20 anni, dicendo il periodo in carcere era stato il periodo più felice della mia vita perché io ero analfabeta e lì potei studiare e diventare un poeta, quello che speravo, introdussi in questo schema il concetto di happiness and resilience skills, cioè la capacità di estrarre felicità e di essere resilienti, di reagire positivamente anche alle situazioni meno favorevoli come l'essere in carcere, per produrre felicità. Cioè capii che l'errore che stavamo commettendo all'epoca era che noi consideravamo la felicità un elemento additivo rispetto alle altre e non un elemento moltiplicativo. In effetti ci dicono le religioni, ma ci dicono in realtà anche, ci dice in realtà anche la psicologia positiva, che questi skills si possono imparare, si possono anche insegnare. Io non ti insegno a essere felice, ma ti insegno a estrarre felicità da ciò che hai. E perché questo è rilevante? Perché la felicità impatta sui i tuoi bisogni, e quindi per esempio prende in considerazione anche i bisogni dell'ambiente e non soltanto degli esseri umani, ma anche con maggiore felicità la macchina, il sistema, il paradigma funziona meglio. Ed ecco allora l'interesse anche della politica, non tanto appunto a insegnarti a essere felice, quanto a insegnarti a estrarre felicità. E questa supera anche l'obiezione di Amartya Sen sul servo felice, perché appunto qui non stiamo cercando di convincere le persone che devono essere felici, no, stiamo cercando di
sviluppare quelle capacità che Amartya Sen chiama capabilities di fiorire. In questo schema, come vedete, si coniuga la produzione, diciamo così, di benessere, i 17 goal, ma anche si lega tutto questo al tema della felicità. Insomma, un nuovo modo di pensare e di agire, necessario soprattutto adesso in cui gli shock, appunto, sono particolarmente violenti. Concludo con un riferimento a questo volume che è disponibile, che aiuta a capire come si può pensare in modo diverso e out of the box anche in situazioni come queste, anzi in particolare in situazioni come queste, e concludo con un riferimento a due rapporti. Uno è il rapporto ASBIS, che è quello che come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ormai pubblichiamo dal 2016, dal 2017, no, dal 2016, scusa. L'ASVIS riunisce più di 240 soggetti della società civile e collabora con SDSN Italia in particolare, e qui trovate tutta una serie di informazioni sull'evoluzione dello sviluppo sostenibile in Italia, ma anche raccomandazioni di policy, e l'altro, trovate tra l'altro gli indicatori che misurano l'andamento dell'Italia rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ma poi sul sito dell'ASVIS trovate anche molte altre informazioni, tra l'altro anche una valutazione di impatto della crisi da coronavirus sugli oltre 100 indicatori che poi vengono usati per costruire questi indicatori sintetici. E poi il rapporto che invece Segretario Generale delle Nazioni Unite pubblica annualmente sull'andamento del mondo rispetto ai Sustainable Development Goals. Insomma, in conclusione, come vedete, è possibile legare la misura e l'impostazione politica tra economia, società, ambiente, istituzioni. Ma il tema vero è come assicurarsi che quando la politica viene disegnata tenga conto di questi aspetti. Ed ecco dove l'esperienza del benessere equo e sostenibile che avevamo avviato all'Istat nel 2010, quando ero presidente, che poi ha portato dal 2013 in poi a pubblicare un rapporto BES con oltre 130 indicatori delle dimensioni economiche, sociali, ambientali e istituzionali dell'Italia, si coniuga invece con la politica, perché la politica ha scelto che quando il governo oggi approva il documento di economia e finanza debba anche valutare l'impatto delle politiche attese su una dozzina dei 130 indicatori del benessere equo e sostenibile, e poi a febbraio, dopo aver approvato la legge di bilancio, deve fare un impatto non sui piani, ma su quello che la legge ha effettivamente deciso di attuare. E la buona notizia è che questo approccio è stato preso adesso anche dalla Commissione europea, che dunque ha scelto che il semestre europeo, cioè il meccanismo di programmazione delle politiche europee, venga fatto intorno all'Agenda 2030 e quindi i DEF nazionali devono essere orientati all'Agenda 2030. Ecco, questo è uno spunto solo con cui concludo per dirvi che è possibile misurare meglio, è possibile sviluppare modelli concettuali che fanno avanzare il nostro pensiero in termini di integrazione di economia, società e ambiente, ed è anche possibile legare questo approccio alla politica, ma poi spetta ai politici realizzare nei fatti e non solo a parole quello di cui stiamo parlando. Grazie, io mi fermo qui e credo ci sia tempo per domande e risposte. Grazie mille, professor Giovannini. Ora sì, iniziamo appunto a rispondere alle domande. Io ne ho raccolto una al volo, che si rifà soprattutto all'ultima parte, sull'estrazione della felicità. Mi chiedono, estrarre la felicità, non essere felice, non significa deresponsabilizzare il pubblico?
È proprio la ragione per la quale nello schema che vi ho fatto vedere ci sono gli indicatori di benessere, che sono responsabilità molto forte, in particolare della politica. Ma poi l'elemento felicità viene lasciato agli individui, perché ognuno di noi, per esempio, in questa coabitazione forzata da Covid, riscopre magari degli elementi positivi che prima non vedeva, oppure invece soffre, soprattutto laddove ci sono dei rapporti familiari, per esempio, conflittuali. Questo è un esempio buono della persona in carcere di cui vi raccontavo in Bhutan. E quindi, a parità di altre condizioni, alcune persone riescono a estrarre più o meno felicità da questa prigione forzata legata al distanziamento sociale. Questo non deresponsabilizza per nulla il pubblico, anzi, e la freccia che ho fatto vedere, cioè in cui il pubblico può, non dico insegnare, ripeto, a essere felici, ma estrarre felicità. Pensiamo, come ho detto prima, all'impostazione della psicologia positiva, che poi ha a che fare con le meditazioni, le forme appunto di ricentratura delle persone che vivono meglio a parità di tutte le altre condizioni, mostra che lo Stato può fare di più. In Occidente però noi siamo molto spaventati dallo Stato etico, cioè di uno Stato che ti insegni come vivere. Ed è qui dove, cito solo un esempio, si può aggirare questo problema. Negli Stati Uniti la fondazione Clinton anni fa convinse i produttori di bevande gasate a togliere le bevande gasate dai distributori nelle scuole, semplicemente dicendo: guardate che se voi portate i bambini a bere bevande gasate, a 15 anni avranno il diabete e non berranno più. Se invece voi gliele vendete quando hanno 15-20 anni, ci sono 50-60 anni di consumo possibile. La cosa interessante è che questo approccio trasforma un problema di efficacia in un problema di efficienza. Non a caso negli Stati Uniti, se tu non segui le prescrizioni di dieta, se tu sei obeso, perdi priorità nell'accesso ai servizi sanitari, perché stai scaricando sulla collettività un costo legato a un tuo cattivo comportamento. Perfetto. Stefania Toraldo, che ci ha raggiunto, l'altra manager di SDSN Italia, hai raccolto altre domande nel frattempo? Ricordo a tutti, infatti, che se hanno ancora qualche dubbio, qualche curiosità, possono continuare a scrivere nel pannello domande. Stefania, non ti sentiamo. Mi sentite adesso? Sì, perfettamente. Buonasera a tutti, grazie mille Laura, grazie mille professor Giovannini. Allora, io ho un'altra domanda da parte di Agnese, la quale chiede: come cambierà la posizione dei governi nazionali per affrontare la crisi e le azioni promosse dal settore privato e da organizzazioni come ad esempio l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo Umano? Questa è la grande domanda che abbiamo di fronte e per la quale, come scrissi in un libro del 2014, spetta a noi scegliere il futuro. Faccio solo tre esempi. Leggete sui giornali che uno dei modi per ridurre il contatto quando si torna a lavorare è quello di usare un mezzo individuale. E quindi le persone saranno probabilmente incentivate o incoraggiate a usare l'auto propria invece che i mezzi pubblici. Perché? Perché così c'è maggiore distanziamento sociale. E quindi si potrebbe dire: va bene, usate le vostre auto, auguri. Esattamente l'opposto di quello che si è cercato di dire fino adesso. Un altro modo di approcciare il problema però è quello di dire: bene, mettiamo degli incentivi sulle biciclette, le biciclette elettriche o altri strumenti di mobilità sostenibile, che restano individuali, quindi mantengono le distanze, ma fanno una differenza enorme in termini di inquinamento. Ecco, i governi hanno una
marea di decisioni di questo tipo da prendere in questo periodo. E c'era anche l'Unione Europea, che non a caso accanto all'unità di crisi ha giustamente creato l'unità di resilienza, come la chiamo io, cioè di pensare a medio termine. I governi possono decidere di reagire a questa crisi come reagirono nel 2008-2009. Creiamo posti di lavoro purché siano. Oppure dire no, noi orientiamo le scelte. Come? Beh, per esempio imponendo anche a imprese di media dimensione, piccola dimensione, diciamo medio-grande, la rendicontazione cosiddetta non finanziaria, cioè il fatto di dover rendicontare non solo sui risultati economici, ma anche ambientali e sociali. Tema tra l'altro su cui la finanza cosiddetta sostenibile sta andando, perché non intende più investire in imprese che non hanno una prospettiva di lungo termine. Ecco, questa è una grande domanda, se cioè la finanza internazionale dopo questa crisi si orienterà di nuovo ai vecchi criteri o avrà incorporato ancora di più il concetto di rischio e quindi sceglierà quelle imprese che non solo saranno più sostenibili in senso ambientale, ma anche sociale, per esempio assicurando che i propri dipendenti operino in condizioni di sicurezza sanitaria. Grazie. Ho un'altra domanda. Professor Giovannini, la ringrazio molto per la presentazione. La mia domanda è: da cosa si dovrebbe partire per poter creare una società resiliente ed inclusiva? Da dove dobbiamo ripartire post-Covid? Quindi sostanzialmente un ordine di priorità. Ecco, questa è la tipica domanda che viene fatta anche quando uno presenta i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Quali sono i più importanti? Beh, se uno fa questa domanda vuol dire che forse non ha ancora colto l'interrelazionalità dei 17 goal. Ora, naturalmente bisogna ripartire da qualcosa. Ed è per questo che magari suggerisco di vedere un documento, non solo quello ASVIS, sull'impatto della crisi sui 17 obiettivi, e dunque le proposte di policy, per esempio istituire un reddito di emergenza per coloro i quali, pur lavorando magari in nero, non hanno nessun ammortizzatore sociale. Ma poi invito a guardare questo recente paper proprio di qualche giorno fa uscito, che abbiamo scritto con il Joint Research Center della Commissione Europea, in cui abbiamo fatto applicato alla crisi da Covid uno schema di politiche che non sono più economiche, sociali e ambientali, ma sono politiche che proteggono, che promuovono, che preparano, che prevengono e che trasformano. È un modo di pensare diverso e la buona notizia è che possiamo fare un sacco di cose insieme. Quindi l'ordine di priorità è determinato più che altro da una questione di vincolo di bilancio. Ma come ho detto un attimo fa, ad esempio cambiare le regole di rendicontazione delle imprese non ha un impatto di bilancio. La cosa importante da fare è domandarsi già adesso dove vogliamo andare, cioè evitare di pensare di voler rimbalzare a dove eravamo 3 mesi fa. Sarebbe un errore clamoroso. Per questo parliamo della resilienza trasformativa, che non è essere resilienti, tornare a dove si era, ma trasformarsi e dunque pensare ad esempio se noi veramente nel 2022, supponiamo che il PIL tornerà al livello del 2019, vogliamo avere 110 miliardi di evasione, vogliamo emettere tutti i gas serra che inquinano in particolare alcune aree, guarda caso quelle più colpite dal Covid, eccetera, eccetera. Quindi non bisogna solo fare cose in più, bisogna fare cose diverse da quelle che si facevano prima. Stefania, altre domande? Non ci sono altre domande. Io ne ho ancora una, scusate.
che è legata più alla definizione di PIL e all'utilizzo del nuovo indicatore, soprattutto l'happiness. Gentile professor Giovannini, tante sono le pubblicazioni che parlano dei limiti del PIL come indicatore di benessere, ma perché tuttavia rimane ancora l'indicatore sovrano? La supremazia del PIL è davvero dovuta solo alla sua semplicità e oggettività, al contrario ad esempio dell'happiness index che è altamente soggettivo? Grazie. La battuta che faccio sempre è a chi dice che misurare la felicità è difficile, io gli rispondo e dovreste provare a misurare il PIL, cosa che mi è capitata di fare per tanti anni. Noi crediamo che il PIL esista in natura e che quindi basta prendere un metro e noi misuriamo. Naturalmente no, ci sono una marea di ipotesi dietro e, come dicevo prima, anche quando il PIL è stato creato c'era una scuola di pensiero diversa. Le regole che determinano il PIL cambiano nel tempo, per fortuna, con l'evoluzione della teoria economica, ma anche delle sensibilità. Per esempio, nel 2002 io scrissi da direttore dell'OCSE alle altre grandi organizzazioni internazionali dicendo: ma non vi sembra stupido che noi misuriamo le spese di ricerca e sviluppo come un costo e non come un investimento? E poi cambiamo le regole successivamente, e potrei fare altri esempi del genere. Il punto però è un altro. Che cosa dobbiamo fare con questi numeri? Vedete dunque che io sono totalmente contrario, anche per quello che ho detto, a sostituire il PIL con l'happiness, perché non avrebbe veramente nessun senso rispetto a quello schema, a meno che voi non abbracciate effettivamente la filosofia di Bentham e dunque calcolate l'utilità, pensate che l'utilità possa essere in qualche modo sommata, e allora vi auguro di scegliere l'Inghilterra per vivere, visto che il governo inglese aveva chiaramente detto: beh, noi scegliamo di buttare a mare gli anziani con la strategia Covid e invece gli altri vanno avanti. No, lo dico perché qui non si tratta di misura, si tratta di profonda filosofia di vita e di visione del mondo. Quindi l'indicatore di happiness è utile, ma non può sostituire il PIL. Nessun indicatore singolo può sostituire il PIL o può e deve essere guardato in isolamento. La verità è che neanche il PIL viene visto da solo. Ma oggi già disponiamo di tanti indicatori che potremmo usare, e allora dice: perché il PIL sì? Perché veniamo da 55 anni di un modo di pensare che vede quell'indicatore come una proxy di tanti altri indicatori, e storicamente lo è stata. Con l'aumento del PIL è aumentata l'educazione, la salute, tante cose belle, ma ormai oggi quell'indicatore non è più rappresentativo neanche del benessere economico. Faccio un esempio, credo stiamo quasi per chiudere, tra il 2007 e il 2014 il PIL pro capite in termini reali nell'Unione Europea era aumentato del 2%. Il reddito disponibile delle famiglie, cioè quanto gli restava in tasca, in termini reali pro capite, era diminuito del 5,5%. 7 punti di differenza. E quei 7 punti facevano la differenza tra quando parlava un economista e quando un capofamiglia ascoltava quell'economista parlare di un mondo che non era quello in cui lui viveva. Ecco, abbiamo già tantissimi indicatori, quelli ASVIS li potete vedere, ma ce ne sono anche altri, spesso troppi, e quindi per questo noi li sintetizziamo in 17 obiettivi, ma siamo contrari a sintetizzare tutto in un solo indicatore, e la risposta è: ma lei comprerebbe una macchina che ha solo il tachimetro? Credo di no. E dunque, se impariamo a guidare la macchina guardando 4 o 5 indicatori, possiamo fare anche le politiche.
Grazie professore, grazie a tutti per aver partecipato al webinar. In caso di ulteriore curiosità, appunto, vi invito a fare riferimento al sito ASVIS e a quelli delle due hosting institutions di SDSN Italia, che sono www.fem.it, Fondazione Enrico Mattei, e www.santachiaralab.unisi.it e Santa Chiara Lab dell'Università di Siena. Una registrazione video, ci ricordano, che sarà disponibile sulla pagina YouTube di SDSN nei prossimi giorni. E quindi a nome di SDSN Italia e del nostro ospite, grazie ancora per esservi uniti a noi oggi e ancora una buona giornata della Terra. Lauren, thanks again. We leave the floor to the next six speaker. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, and allow me to again thank Professor Giovannini, Laura, and Stefania for organizing this wonderful session. We are about to transition. We're ending this broadcast, the fourth of our six going on today. I hope to see everybody on the next session. We're moving around the world to the Black Sea region, and we'll be starting that shortly. So I put the link in the chat, and we'll see everyone online. Thank you for joining.